L'ultima tappa si conclude al Rifugio Sapienza, è una salita di 18 km, 18 km e 4, ha una pendenza media del 6,3%. Come vedete è una salita che fa parte del parco ciclistico dell'Etna. Siamo a quota 655 e arriveremo a quota 1920. Ci aspetta un bel dislivello, andiamo! Qua abbiamo appena percorso 2 km, la pendenza media della prima parte è già impegnativa, siamo all'8%, siamo appena fuori dall'abitato di Nicolosi, siamo alla pineta dei Monti Rossi. Questa è una salita che andrà presa con un ritmo regolare, non ha grossi cambi di pendenza. Il record di questa salita appartiene a un ragazzino costaricano, ventenne, Kevin Rivera, che è un giovane professionista, un talento che ho portato io a correre qui in Italia. Ma vedremo chi sarà il successore degno di Kevin, difficilmente batterà questo record. Andiamo! Siamo già arrivati al bivio per Belpasso. Abbiamo già scalato circa 4 km di salita. In ognuno dei 6 versanti trovate cartelli come questi che segnano i meno 15, i meno 10, i meno 5 alla vetta e soprattutto chiedono agli automobilisti l'attenzione che ci serve per poter fare questo sport in massima sicurezza. A questo punto abbiamo già percorso 12 km di salita, ne mancano all'incirca 6 all'arrivo. Qui il gruppo è già tanto che si è sfaldato. Questa è la parte veramente impegnativa, il mio contachilometri mi segna una pendenza del 10% e qui tra poco, facendo di nuovo un salto nella storia, tra 500 metri circa, Alberto Contador nel maggio del 2011 si alzò sui pedali per andare ad attaccare, a raggiungere José Ruano, venezuelano che era nella testa della corsa, affiancarlo fino all'ultimo chilometro per poi staccarlo definitivamente. Piazzale Rifugio Sapienza, la lastra del parco indica i tre approdi che arrivano fin qua, vale a dire la salita che abbiamo oggi noi percorso, la Nicolosi Rifugio Sapienza, questa qua a sinistra, la seconda, la Pedara Rifugio Sapienza, che il Giro d'Italia ha percorso nel 2017 quando vinse Jan Polan, che poi il giro fu vinto da Tom Dumoulin, e il versante Zafferana Rifugio Sapienza, dedicato invece a Vincenzo Nibali, il terzo versante giallo. Qui siamo a quota 2000, partono gli impianti di risalita. Molti ragazzi che parteciperanno al Giro di Sicilia, il team Androni, il team Nippo Vini Fantini, il team Gazprom, rimarranno dopo il Giro di Sicilia a pernottare a questa altura per fare allenamento in alta quota, per prepararsi al successivo Giro d'Italia che partirà esattamente tra un mese.